Match senza ritorno al comunale di Via Spagna. Mosciatti e De Michele, uno contro l'altro, a guidare le rispettive armate nella sfida salvezza al termine di un campionato lungo ed estenuante. Forti di 2 risultati su 3 a favore, i padroni di casa si mostrano più tranquilli e concentrati. Al 4° minuto, Gatta crossa da sinistra per Paloni. L'esterno conclude a rete, ma il tiro viene prima murato da Trinchiera e poi è Baronci ad allontanare in angolo. Il settore di sinistra è l'anello debole dei gialloneri e i padroni di casa aprono proprio da lì la breccia nel muro. Stillo pennella per Gatta, che controlla e supera con un tocco preciso il portiere. Il Montecelio è in difficoltà e il Cecchina non perdona. Marchionni sfrutta l'indecisione della difesa, si allunga il pallone con la testa e solo davanti Trinchiera fa 2-0. La gioia del pubblico svanisce dopo appena 1 minuto. Nell'azione successiva, Dominicis spintona per Sichetti in area e il signor De Tommaso assegna il penalty. Sul dischetto va Bellia, che incrocia il destro. Zigulic però intuisce e para e anche sulla respinta chiude la porta a tripla mandata. L'impresa del numero 1 esalta i biancoverdi, che alla mezz'ora calano il tris. Gatta raccoglie un pallone vagante e di destro lascia partire una sassata dai 25 metri che non lascia scampo all'incolpevole Trinchiera. Esplode di gioia il centrocampista di casa, che riceve un severo giallo proprio per eccesso di zelo nell'esultanza. Nel finale gli ospiti provano la reazione di orgoglio, ma non riescono a trovare lo spunto vincente nonostante un prolungato assedio nell'area di casa. Le squadre tornano per il secondo tempo con gli stessi effettivi, ma Mosciatti deve correre ai ripari dopo appena 10 minuti. Infatti Gatta riceve il secondo giallo, reo secondo l'arbitro di aver ritardato la ripresa del gioco, e viene mandato anzitempo sotto la doccia. Nonostante l'inferiorità numerica, il Cecchina amministra tranquillamente le operazioni e ad apparecchiare la tavola per la festa ci pensa Iovino. Il mediano biancoverde lascia partire dal limite dell'area un destro tanto violento quanto preciso, che lascia di sasso Trinchiera. Gli ultimi 10 minuti sono un infinito conto alla rovescia e al triplice fischio può liberarsi l'urlo dei padroni di casa, che raggiungono una salvezza meritata dopo una seconda parte di campionato giocata ad ottimi livelli. Mastica amaro invece il Montecelio, che viene condannato alla retrocessione al termine di una stagione cominciata bene ma conclusa nel peggiore dei modi. Abbiamo fatto degli errori difensivi abbastanza importanti e loro ci hanno punito. Noi non siamo stati capaci altrettanto di fare sull'episodio del rigore, dove c'è stato un loro errore e la partita lì in quel momento si poteva riaprire. E penso che ce lo meritavamo proprio come squadra, perché siamo un gruppo veramente molto unito.